Ciao ragazzi, è arrivato un pacco da Ridewheel come potete vedere. E niente, sto scendendo in garage così facciamo l'unboxing. Gigante, pesantissimo questo pacco. Adesso lo apriamo. Ed eccoci qua, pacco aperto. Abbiamo preso un bel po' di roba in società, diciamo, io e mio amico, per raggiungere la spedizione gratuita che sia a 89 euro su Ridewheel. In questo modo la roba ci è arrivata in 2-3 giorni e non abbiamo pagato nulla, quindi siamo partiti alla grande. E vediamo quindi cosa abbiamo acquistato. È una delle prime volte che acquisto su Ridewheel, ma una cosa che mi fa molto piacere vedere è che su ogni cosa mettono questo safety tape, che è il sigillo di garanzia. Era pieno lo scatolone e sto vedendo con piacere che ogni singola cosa ce l'ha. Questo è l'M094 di Mukoff e tante altre volte li ho trovati comunque sì sigillati con le plastiche di protezione, ma sparsi dentro lo scatolone. Questo è una cosa che mi fa piacere vedere. Un'altra cosa che aumentava parecchio il peso dello scatolone sono questi, ne abbiamo presi due, uno io e uno mio amico, e sono praticamente dei cavalletti che... Vabbè, adesso lo lascio così, dopo lo andiamo a montare. Sono dei cavalletti per la bicicletta, da tenere a terra, e sono parecchio stabili, possiamo dire. Qui vediamo cosa c'è, il brake cleaner, che l'avevo finito. Poi tutto super sigillato, incredibile. Questa parte, pastine dei freni come se piovesse, perché tra l'altro Ridewheel è l'unico posto dove ho trovato le pastiglie dei freni a 5 euro alla coppia, e quindi quando faccio l'ordine faccio sempre un po' di scorta, perché tanto specialmente queste in resina si mangiano velocemente, quindi trovarle a un buon prezzo, originali Shimano, è un'ottima cosa. Potete vedere, il pacco è veramente sigillato bene, pieno di imballaggi. Questi qua sono gli altri due pezzi, due cavalletti, uno e due. Poi abbiamo qua dentro il lubrificante wet, no, lubrificante dry della Mukoff, del mio amico. Che in più ho preso anche lo sgrassatore, sempre Mukoff, per pulire la catena. Poi non è finita. Questi qua sono i miei lubrificanti. Solitamente io li prendo sempre quelli ceramici della Mukoff, però me ne hanno parlato anche bene di questi della Finish Line, e non avendoli mai provati ho preso due barattolini piccolini, così li provo e vedo come sono. E per ultimo la catena della mia mountain bike. L'ho presa perché durante l'ultimo lavaggio di catena ho per curiosità controllato se fosse usurato oppure no, e niente, mi sono accorto che stava iniziando a consumarsi, quindi prima di rovinare il pacco pignoni e peggiorare la situazione ho deciso di sostituirla subito, ma questo ve lo faccio vedere in un prossimo video. Stavo per perdere questo, che mi sa che si è staccato da qui. Comunque dovrebbe essere la cannuccetta dell'M094. Bene, questo unboxing è finito qua. Prima di salutarvi vorrei montare insieme a voi questo cavalletto, così vediamo subito com'è e lo proviamo. Allora, è tutto alluminio saldato e
suona bene, è bello robusto, è veramente stabile. Qui ci sono queste due rotelle. Queste qua sono quelle che poi vanno fissate qui sopra e vanno a tenere bloccata la ruota. Questi non so minimamente cosa servono. Vabbè, si monta semplicissimo. Qui ci sono questi pulsantini da spingere. Questo si infila e si mettono dentro in questo modo. Questi, come vedete, hanno questo aggancio qui, quindi si fa passare il tubo all'interno e poi si bloccano in questo modo, così non può più scappare fuori. Per stringerli basta una chiave a brugola, ci sono queste due viti qua da stringere. Per un attimo è fatto. Devo fare una modifica perché questo non va attaccato qua, mi sono accorto soltanto adesso, ho fatto una cavolata, ma va attaccato qua davanti. Perfetto. In modo tale che la ruota si appoggia qua, entra qui e va a sbattere qua. Adesso io prendo la mia bicicletta, la metto e niente, così regolo bene l'altezza di questi. Adesso il cavalletto piace tantissimo così, senza metterci questi affari, che secondo me rompono tantissimo le palle e basta. Adesso questo qua non è appoggiato, la bici è su, veramente stabile. Questi qua, boh, non saprei dire di preciso a che cosa servono, perché già così va veramente bene. Io penso che la mia bici adesso sta bella stabile, perché ha dei copertoni piuttosto spessi, sono da 2,25 all'anteriore. Questi fanno da adattatore se dovete mettere, che ne so, una bici da città o una bici piccolina. Questi fanno in modo che la ruota non balli e quindi sia molto più stabile. Ok, infatti con la bicicletta da corsa, che è molto più fine, se non avessi questo sarebbe molto molto più ballerina. Potete vedere, si muove tantissimo. In questo caso io posso avvicinare questi in modo tale che la ruota stia bella al centro e non mi si muova. Facciamo due considerazioni su questo affare. Allora, come prodotto è sicuramente molto stabile, una volta che mettete la bicicletta siete sicuri che non vi cade, perché è veramente solido, costruito bene. L'unica pecca, a mio giudizio, è che nel mio caso, che ho più biciclette con le ruote di sezione diversa, è un po' macchinoso regolare questi. Io adesso li ho regolati sulla mia bicicletta da corsa in modo tale che riesca a entrare bene e una volta che è su rimanga stabile. Montato così però la mountain bike ha le ruote più spesse, non ci riesce ad entrare, quindi dovrei regolarlo, ma ho deciso di utilizzarlo così. Per la mountain bike utilizzerò questo, che è un carrellino molto classico, che tra l'altro devo rifare una saldatura perché si è dissaldata questa gamba, che ha comunque lo spazio largo per farcela passare. L'ho usato fino adesso, mi sono trovato bene, ma avevo bisogno di un supporto in più. Quindi il discorso è questo: se avete una sola bicicletta e vi serve un supporto solido, questo va più che bene. L'ho pagato 18 euro su Ridewheel ed è ottimo. Se invece avete la necessità di continuare a cambiare la posizione di questi per adattarlo a più biciclette, io vi consiglio di spendere qualcosina in più, e ci sono anche quelli che hanno la possibilità di regolare questo tramite una leva, tramite uno sgancio rapido, in modo tale che con un pulsante voi lo potete abbassare, far salire come volete e non dovete stare qua a svitare, a giocare ogni volta, che perdete un sacco di tempo. E niente, che dire, per ora è tutto. Gli acquisti sono stati fatti, per un po' con i consumabili dovrei essere a posto. E niente, ci vediamo nel prossimo video in cui smonteremo e rimonteremo la catena della mountain bike. Ciao!
Adesso devo pulire questa merda.